Ovviamente i ringraziamenti sono d'obbligo e modestamente io ho avuto l'opportunità di scrivere qualche riga del nuovo testo unico. La nostra associazione è stata consultata più volte, per cui siamo tra gli attori partecipi. Ovviamente non è che abbiamo condiviso tutto, tutti non condividono, però sulla formazione c'è molto e noi abbiamo dato una mano. La stessa mano che abbiamo dato per contribuire, scrivere alcuni articoli del testo unico, noi la diamo anche al CREL, per cui la nostra esperienza a livello nazionale è messa a disposizione, proprio perché a livello dell'impostazione normativa, dell'impostazione progettuale di alcune azioni. E mi collego subito con l'intervento che ha fatto prima Giancarlo D'Andrea, che direi è ovvio, è una cosa normale, anzi, addirittura il testo unico di un pezzo, ovviamente non di tutto, prevede la costituzione di tutta una serie di comitati e commissioni a livello nazionale e regionale. Può sembrare una cosa caotica, effettivamente è un po' caotica, però ci sono alcuni aspetti che vanno individuati nella loro giusta logica, che è una logica di apertura e non di burocratizzazione di un sistema. Primo, anche se i comitati sono due per motivi, diciamo, un po' di ordine politico, però la politica si supera con altra politica, c'è il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità. Questo è un grande passo importante, perché solitamente le politiche della sicurezza sul lavoro venivano fatte dal Ministero del Lavoro, escludendo il Ministero della Sanità. Questo è un grande passo avanti che può anche concorrere a livello regionale a superare queste diversità che ci sono a livello operativo tra l'assessorato alla sanità e l'assessorato alla formazione. Per cui sicuramente già il testo unico prevede questa possibilità di avere questo sistema. Quando poi a livello regionale viene data l'indicazione della costituzione di questi coordinamenti, che sono quello che diceva poc'anzi D'Andrea, sono tavoli di riunioni, ecco, allora dove può esserci, a mio avviso, una attivazione intelligente di questi tavoli di lavoro, che già la legge prevede che devono essere attuati? Ebbene, nessuno vieta che l'applicazione operativa di un comitato previsto dalla legge si attui con l'agenzia. Cioè, per cui non bisogna scardinare il sistema della legge, anzi va attuato questo decreto, vanno attuati i comitati di coordinamento a livello regionale previsti dalla legge e poi sono previsti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in un primo tempo c'erano dentro le province, poi le province sono state tagliate, sono state riammesse a pieno titolo le regioni che prima erano state un po' tagliate fuori. Vabbè, al di là di questo, e l'Italia è un paese un po' fatto così, insomma. Per cui diciamo, però adesso c'è la certezza del ruolo regionale, anche perché la regione è concorrente insieme allo Stato in materia di sicurezza. Pertanto l'attuazione del comitato deve essere fatta al più presto e lo strumento con cui il comitato può agire può essere questa agenzia. Oggi sapete come avviene, e oggi avviene che il comitato fa le cose, poi i vari membri del comitato, ognuno cerca di fare quello che può, per cui le ASL fanno la sua parte, i vigili del fuoco fanno la loro, cioè tutti i componenti del comitato, e ovviamente il coordinamento rimane sulla carta e poi non riesce ad essere operativo sul territorio. Potrebbe essere un'idea, un suggerimento ovviamente, un suggerimento senza dire dobbiamo fare nuove leggi, nuove norme, applichiamo la legge, applichiamo la norma, diamo lo strumento operativo ai comitati. Una recente ricerca dell'Eurispes aveva un titolo molto emblematico: infortuni sul lavoro, peggio della guerra. E questa ricerca confermava e conferma un dato che a noi è tutto noto, sono noti, ovvero che l'80% degli infortuni sul lavoro avvengono a causa di errati comportamenti umani e soltanto il 20% degli infortuni sono dovuti a cause di natura tecniche oppure a fattori non prevedibili.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi è sufficiente adottare leggi, norme, per cercare di evitare l'infortunio. In altri casi, soprattutto quando parliamo di comportamenti, questo è difficilissimo perché riguarda la cultura della sicurezza. Si parla tantissimo di questa cultura della sicurezza. Che cos'è la cultura della sicurezza? E facciamo un esempio immediato, perché poi qui tutti parlano di questa roba e poi nessuno dice ma sotto sotto cosa devo fare? È la cultura della sicurezza. Questo è il giornale dell'altro ieri. E l'altro ieri è giustamente in prima pagina la strage. E certo, è una cosa gravissima, per cui giustamente i giornali dedicano ampio spazio. E tutti, questo cosa vuol dire? Certo, anche questo, altre stragi, eccetera. E la stampa, l'informazione fa cultura, perché sono strumenti di cultura. Però, facciamo un passo indietro. Un mese fa, il 26 di aprile, il giorno dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto da trasmettere al Parlamento, anche qui è chiaro quello che è stato detto e condivido pienamente quello che è stato detto sul presidente Napolitano, che se non c'era lui qui non c'era nulla. Ebbene, il giorno dopo, le leggi a cosa servono? L'abbiamo visto prima. Se ben applicate servono ad avere un infortunio di meno, servono ad avere un morto di meno se tu le applichi. Ebbene, questi stessi giornali, non faccio vedere il titolo, ma è questo il giornale di cui parlo, non c'era una riga, no, non dico in prima pagina, ma pagina 30, non c'era una riga che il governo ha approvato il nuovo testo della sicurezza da mandare alla firma del Presidente della Repubblica. Sì, poi quando il Presidente l'ha firmata c'era il trafiletto, e allora? Che cos'è? Questa è la non cultura della sicurezza. È giusto, la stampa, l'informazione deve fare questo mestiere di denuncia. Ma il mestiere di denuncia, quando all'interno vengono poi anche all'interno della stampa, uno trova adesso giustamente tanti bei riquadri, avete visto tutti i disegnini, cosa fanno gli operai, come fanno, eccetera, eccetera. Ma che mai ci fosse una volta una notizia di quella che è la catena della sicurezza? Questo è successo, ma c'è il responsabile, c'è l'addetto, è stata formata la squadra di emergenza. Noi non chiediamo a livello di grande indagine, ma a livello di cultura. Qui viene fatta solo denuncia senza proposta. Una stampa, un'informazione che non fa più indagine, che non fa più ricerca, che fa solo piccola e immediata cronaca. Questa è la non cultura della sicurezza. Adesso i giornali non mi pubblicheranno più. Poi mandate in onda queste cose, mi tagliano, mi censurano ovviamente. È la verità. La verità è sempre la verità. Per cui a queste cose però bisogna aggiungerne subito un'altra. La cultura della sicurezza, che è questa sicuramente, l'informazione, dare le notizie, scavare, ma non soltanto quando c'è un infortunio. La notizia, oggi qui il CREL con il presidente Gino Era, a me ha fatto piacere questo riassunto, anche siccome non c'ero la volta scorsa, mi è servito per capire meglio questo seminario e quello che ha prodotto. Ebbene, si cerca con queste iniziative di avere un infortunio di meno. E per cui questa è un'iniziativa che è importante come questa, come le altre. Nessuno vuole i titoli in prima pagina, però bisogna sapere che ci sono le istituzioni, gli enti, tutti voi, noi che collaboriamo a questa grande iniziativa, che ci diamo da fare per avere un infortunio di meno. E perché se ho un infortunio di meno non devo avere informazione e cultura e viene solo detto l'aspetto negativo? Ecco, questo è il passo da fare. A questo passo da fare se ne aggiunge un altro però, un altro che anche qui trascurato, anzi quando se ne parla forse mal sopportato, che ancora non è entrato a far parte del dibattito della sicurezza, la tecnologia. A me è piaciuto molto quando ha parlato all'inizio
quando ha parlato inizio sui sistemi di gestione, Zamponi, quando ha fatto cenno alla globalizzazione, e alla fine tutto questo discorso poteva anche avere una piccola sigla da qualche parte, lo sviluppo della tecnologia. Come la mettiamo, se l'ha detto all'inizio della sua relazione, poi l'ha ripreso alla fine, come la mettiamo con la tecnologia? E la tecnologia dovrà dare e può dare una grande mano alla sicurezza. Facciamo un esempio anche qui, che cos'è la tecnologia nella sicurezza sul lavoro. Alcuni mesi fa, mi pare l'anno scorso, a Molfetta sono morti 5 operai, settimana scorsa ho fatto vedere i giornali qui a Catania, più o meno erano cose simili, più o meno dico. Ma secondo voi, se in questi pozzi, se in queste cisterne dove qualcuno si deve calare, ci fossero dei sensori? Che quando uno per entrare deve indossare una maschera, io non sono un tecnico, cioè qui ci sono ingegneri, lo sanno meglio di me, ma è talmente complicato avere un sensore, credo proprio di no. Cioè, ci sono delle automobili che quando piove il sensorino fa partire il lavavetri, per cui sono cose che costano 40 euro. Cioè, non è che stiamo parlando di investimenti miliardari, stiamo parlando di sensori. Ecco, eppure niente, non se ne parla. Le telecamere, ormai le regioni, i comuni finanziano telecamere dappertutto, giustamente, perché è la sicurezza, è la security del cittadino. Però in altri paesi la sicurezza è la sicurezza. Allora la safety qual è? E perché non posso avere delle telecamere su alcuni luoghi di lavoro? Perché non posso avere anche le telecamere? Non costano cifre enormi, sono cifre ormai abbordabili. E perché non posso avere delle telecamere nei cantieri che controllano all'ultimo piano se gli operai non hanno l'imbragatura? Io la vedo sul mio sito, lo chiamo e gliela faccio mettere. Questa è la tecnologia. Per cui la tecnologia sulla sicurezza, guardate che è una cosa importantissima, è un discorso che bisognerà riprendere, perché non possiamo pensare che ci siano gli ispettori che vadano in giro. Poi viene raccontato sui giornali, quando gli ispettori vanno in cantiere scappano tutti, nessuno si fa vedere, e li vedono, sono entrati, bloccano tutti e tutti scappano. Sì, serve a dare una sanzione, perché uno piglia la checklist e vede tutto quello che non va, ma io ho dato delle multe, non ho fatto la sicurezza sul lavoro, ho dato delle multe. E molte volte dare le multe e le sanzioni, stiamo anche attenti, perché tante volte la sanzione a un'azienda gli può convenire. Una grande azienda forse gli conviene più pagare che non mettersi a regime con la sicurezza. Ecco, per cui non è che sempre la sanzione ci vuole, è un deterrente, sono cose importanti. Ecco, però valutiamo bene invece che io devo fare prevenzione. Quando arrivo in cantiere sono già arrivato che è successo qualche cosa. E la prevenzione non la deve fare la polizia, la devono fare gli operatori. La legge, tutto il sistema che io condivido, che è stato spiegato molto bene sulle responsabilità e sui soggetti, che cosa vuol dire? Vuol dire che la sicurezza la fanno i soggetti, non devo aspettare qualcuno da fuori che mi deve dire cosa devo fare, devo applicare la norma con tutti i soggetti che concorrono ad applicazione di questa norma. Indubbiamente il decreto 626 aveva suscitato grandi aspettative e grande così entusiasmo. Non è stata così, non è andato a finire così. Ci sono alcuni errori di fondo. Gli errori di fondo sono: il primo errore è stato forse aver dimenticato quello che c'è scritto nella prima riga della direttiva europea di recepimento della 626. Qui si continua a parlare, e tutti noi, anch'io, noi continuiamo a dire sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza salute sul luogo di lavoro, si dimentica la parolina che c'era prima nella direttiva europea, che in Italia è stata dimenticata: salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Cioè non puoi dividere la tua vita dal lavoro. Quando faccio la formazione, sì, mi serve per il lavoro, ma mi serve per la vita. Quando facciamo fare alle persone il corso antincendio, il corso di pronto soccorso, nessuno pensa a fare dei piccoli pompieri o dei piccoli infermierini. Le cose che ti insegnano ti servono anche per la vita, per cui questo grande impegno sociale che la comunità europea ci ha detto di farlo con le direttive, questo è un grande impegno.
Le direttive europee si chiamano direttive sociali europee, non sono direttive tecnologiche. Poi dicono per applicare la direttiva sociale, dove serve usi gli aspetti tecnologici, ma la direttiva è sociale, la direttiva. Perché? Perché il discorso del lavoro dell'uomo è un lavoro della società, è un lavoro sociale, non è una roba tecnologica. E per cui ricordare queste cose sarà molto importante, molto utile, perché riusciamo ad avere il binario giusto. Dicevo, le speranze della 626 sono svanite, ahimè, come anche è stato detto, con diplomifici. 300 persone, 250, paghi 100.000 lire, ti diamo l'attestato, hai il pezzo di carta così sei a posto. Questo è stato il fallimento sei a posto perché c'hai il pezzo di carta, e bisogna invertire questa tendenza. Invertire questa tendenza, il nuovo decreto ci dà questa possibilità, anche se questo nuovo decreto della formazione se ne parla molto, però in un modo un po' diverso da quello che noi avevamo impostato. Cioè, la nostra associazione aveva iniziato a lavorare per un titolo unico sulla formazione, invece questo titolo unico, diciamo, noi lo troviamo in ogni articolo, troviamo il momento formativo che bisogna fare. Questo è importante, per cui diciamo il nuovo decreto una volta per tutte lo dice in prima battuta, poi si tratta di passare all'esecutività di questa azione. In prima battuta il decreto dice che ormai la formazione la fanno tutti, datore di lavoro, dirigenti, preposti, medici, tutti i soggetti, ma non solo, dopo questa formazione tu la rifai, fai la formazione continua. Questo è un grandissimo passo avanti. Non si può fare subito però, perché il decreto prevede che le regioni, la conferenza Stato-Regioni, diano attuazione. Ebbene, in Italia qualcuno che si è mosso prima non è mai stato fucilato e non ha mai fatto morire nessuno. Per cui dire aspettiamo che adesso si riunisca la commissione per vedere cosa fare, no, si comincia subito, la legge c'è, il decreto c'è, le persone muoiono, non si possono aspettare le commissioni. Quando la conferenza Stato-Regioni deciderà 20 ore o 18 ore, come ha già fatto in passato, ha sempre salvaguardato chi aveva fatto qualcosa di buono. Per cui se si fanno le cose bene, anzi, il sistema di gestione della sicurezza che è stato illustrato, soprattutto chi vorrà utilizzare nella valutazione dei rischi il modello dell'OSHA, descrive nei suoi processi, nei suoi modelli che cosa vuole fare e poi lo fa e non va contro nessuna legge, anzi, attua, anticipa. Dopo ci verranno regolamenti più precisi, meglio, cambieremo e sistemeremo e metteremo a posto le cose. Qualche idea però per la regione Sardegna. Le regioni hanno un grosso potere, le regioni, non solo normativo e legislativo. Le regioni hanno dei doveri all'interno della propria amministrazione e poi hanno anche dei doveri o dei poteri verso l'esterno, le istituzioni, gli enti locali, i cittadini di questa regione. Indubbiamente pensare al fatto che la regione debba intervenire, io sono d'accordo con Zamponi, bisognerebbe che all'origine di tutto ci fosse una presa in carico del ruolo politico che l'ente svolge. Cioè, alla base di tutto ci deve essere l'impegno politico dell'ente regione, cioè la regione deve dire nella mia politica, ma non nella politica della sicurezza, parlo della politica della regione, come la regione si occupa dei cittadini, della casa, della sanità, la regione deve dire noi ci occupiamo di sicurezza sul lavoro a livello di politica regionale. Tanto è vero che anche a livello delle aziende ormai si parla sempre meno di qualità del prodotto, ma tu parli di qualità del processo. Per cui l'importante non è avere una cosa piccola che funziona, deve essere tutto il processo che funziona. E per cui, se questo è il sistema che la regione può adottare a livello di una politica regionale, che cosa vuol dire la politica rivolta all'interno? Facciamo qualche esempio immediato. La politica, la scuola, la regione ha competenze sulla sanità, sulla scuola, sulla formazione professionale, sul turismo, l'agricoltura, lavori pubblici e via dicendo. Qual è la prima azione che una regione potrebbe fare? E la prima azione che la regione potrebbe fare è all'interno di se stessa.
assessorato all'agricoltura, cito l'agricoltura perché è un settore dove non conosco nulla, così riesco a fare un'ipotesi, perché altri settori se no sarei molto più preciso e circostanziato. Ci sono i funzionari che lavorano nell'agricoltura, immagino che siano buoni funzionari. Ebbene, questi funzionari, dirigenti, impiegati, disseminati in tutti gli uffici regionali, sia quelli del capoluogo, sia quelli degli uffici decentrati, devono conoscere, cioè oggi nessuno di costoro si occupa della sicurezza in agricoltura, dice no, io mi occupo di dare i contributi per quanto riguarda il gasolio, il mio compito è questo. Ma perché tutti questi funzionari pubblici non sanno qualcosa di anzi dovrebbero sapere qualcosa di preciso nella sicurezza del proprio settore? Perché l'agricoltura ha dei problemi di sicurezza diversi dall'edilizia, diversi dal turismo. Ebbene, se all'interno della regione si mette in ciclo un modo virtuoso affinché all'interno stesso i vari settori siano consapevoli di quelli che sono i rischi, le procedure di sicurezza, guardate, questi non sono gli stessi funzionari che poi sono a contatto con il pubblico? E che poi parlano, e che poi vedono, che poi istruiscono le pratiche? Questo è un modo virtuoso. La stessa cosa vale all'esterno. Quando parliamo di impegno della scuola, e io oggi assisto ad alcune cose che non condivido, vi dirò, ci sono enti locali, comuni, eccetera, che danno un po' di soldi alle scuole oppure ad alcune aziende per pagare un po' di docenti che vadano nelle scuole a insegnare un po' di ore di sicurezza. Meglio che niente. Leggendo qualche libro non muore mai nessuno, spiegando ai ragazzi qualche cosa va benissimo, ma non serve a fare cultura della sicurezza. E qual è un intervento intelligente che può fare un ente pubblico? È formare invece i docenti. I docenti devo formare, per cui in ogni scuola ci prendiamo i docenti, quelli bravi, li facciamo diventare formatori della sicurezza, li continuiamo ad aggiornare e saranno questi che poi all'interno della scuola faranno le lezioni agli studenti, ai loro colleghi. Ma la stessa cosa vale negli altri settori. Nella formazione professionale, dove la regione ha competenza autonoma, la regione deve obbligare non un'ora di corso, un'ora alla settimana, nelle materie, dove la regione ha potere lo dica, dove non ha poteri dà delle indicazioni. Queste per cui sono, però prima di fare questo, perché ho fatto questa piccola divisione e avrete capito tra l'interno e l'esterno, tu non puoi predicare cosa devono fare gli altri se prima non sai cosa bisogna fare. Per cui come può l'assessorato alla formazione professionale dire alle varie strutture, ai centri di formazione bisogna fare questo se l'apparato interno che lavora non conosce queste cose? Perché poi sarà l'apparato che trasmette le indicazioni. E poi guardate che nel discorso della sicurezza io non voglio banalizzare, la legge c'è, va tutto bene, ma esiste in Italia, ma non a titolo negativo, esiste in Italia quello che è il passaparola, cioè si chiamava passaparola, in termini di sicurezza si dicono le buone prassi, è la stessa cosa. E le persone sanno cosa fa un altro, si viene a conoscenza, si parla, ci si confronta, per cui diciamo una grande possibilità viene appunto data lavorare dall'interno con la struttura proiettandosi con le disposizioni verso l'esterno. E quando si parla di disposizioni verso l'esterno ci sono anche delle cose direi molto più complesse perché è dove muoiono le persone, che è il settore dell'edilizia. E in questo caso qualche regione ha iniziato a mettere in piedi gli osservatori nei lavori pubblici. Però questi osservatori nei lavori pubblici, la buona parte di queste esperienze sono dati statistici che servono a monitorare, diciamo, l'andamento del settore, ma non si occupano della sicurezza. Per cui già lo stesso osservatorio o una sua revisione nei lavori pubblici dovrebbe essere collegato agli appalti e ai finanziamenti regionali. Per cui l'osservatorio dovrebbe sapere qual è l'azienda che lavora a infortuni zero che può concorrere alle gare. Le aziende che hanno infortuni, ahimè, bisogna mettere delle regole o delle penalità. E mentre invece quelle che lavorano bene devi mettergli dei premi. Per cui le regioni hanno già questo potere con gli enti pubblici. Il Comune di Milano, pochi lo sanno,
nella grande confusione che c'è in questa grande città, soprattutto adesso anche con l'Expo dei prossimi anni, sull'edilizia c'è questo lavoro, avete anche letto, questo lavoro nero terribile, eccetera, ebbene in campo c'è anche una task force dei vigili urbani, perché anche i vigili urbani sono soggetti che possono fare la sicurezza, perché non riuscendo a venirne fuori, ecco anche qui, quando Giancarlo parlava di agenzia, anche i vigili urbani servono, perché... Ma scusate, in un comune piccolo, ma chi è il primo che si accorge che c'è un cantiere? Dobbiamo aspettare che arrivi il funzionario dell'AS, che sono 20, o l'ispettore del Ministero del Lavoro, sono 100. Ma chi è che lo sa? Ma lo sa il vigile che passa e vede la gru. Rendiamo semplici queste azioni, perché già sono semplici. Il problema è che sono talmente semplici che non si fa nulla. E invece la semplicità ci deve portare a questi comportamenti virtuosi. Però il controllo del vigile urbano non è il controllo della polizia, è il controllo per sapere, perché se tu non sei in regola devo poter intervenire con gli strumenti affinché tu non possa funzionare. Se invece sei in regola, a questo punto anche la regione dovrebbe attuare quella che è la cultura premiale. La legge, il nuovo decreto parla di cultura premiale, è importante, perché tra l'azienda che fa qualche cosa e chi non fa nulla, qualche cosa bisogna fare. Per ora di cultura premiale se ne parla solo in termini giuridici e legislativi, ma non c'è una, ma anzi, i soldi ci sono nella cassa, ma è una cassa dove non ci sono le chiavi per aprirla, perché tutti sono gelosi di avrete sentito qualche mese fa questa, cioè le solite polemiche sul tesoretto, e qui c'è un tesorone nelle casse dell'INAIL, c'è un tesorone, ci sono tantissimi soldi, e il problema è che la chiave qualcuno la vuole buttare nel mare, però sapendo dove va a cadere ovviamente, perché il problema è che tutti si vogliono impossessare di questi soldi. E allora per quello la legge prevede la cultura premiale, però non prevede chi la deve fare. Però l'importanza della cultura premiale è una cosa molto importante. Come abbiamo detto prima, se la regione mette in piedi questi comportamenti virtuosi, può attuare la cultura premiale sugli appalti, la cultura premiale sulla scuola. Se c'è una scuola che vuole usare un finanziamento, anzi, l'altra cosa sarebbe questo, la cultura premiale prevede che tu i soldi li dai dopo e non prima. Per cui un nuovo sistema di erogare i contributi per quanto riguarda la sicurezza non è prima sul progetto, è sui risultati. Per cui se in una scuola viene messo in piedi quello che dicevo prima, un processo virtuoso dove noi formiamo dei formatori, degli insegnanti, affinché loro stessi poi facciano cultura, formazione, e poi si guardano i dati, perché nelle scuole avvengono gli incidenti, avvengono gli infortuni, tantissimi ai nostri ragazzi. Ebbene, a questo punto, se la scuola è virtuosa, viene premiata. Questo è, cioè, non prima, dopo, sulla base dei dati. Un'ultima cosa e ho concluso. Ho sentito con molto interesse quello che Mereu ci ha raccontato all'inizio di questa azienda che tu citavi, i lavoratori, cioè con molta attenzione questa analisi che hai fatto. Ecco, mi permetto di aggiungere anche qui un altro pezzetto che sarà una nuova battaglia che secondo me bisogna fare, una nuova battaglia a cui mi rivolgo soprattutto agli amici un po' del sindacato e gli imprenditori, perché penso che sia interesse comune. Quando parliamo di cultura premiale, e ovviamente abbiamo parlato delle imprese virtuose, che sono quelle che fanno, e la domanda è questa: e i lavoratori? E i lavoratori bravi? Tu hai citato nel tuo intervento, ho colto alcune cose molto interessanti, e le cose interessanti che ho colto sono queste, ma in molte aziende i lavoratori sanno, prevedono, vedono che una macchina non va bene, la denunciano subito, la metti a posto, ma l'azienda guadagna in termini di sicurezza, ma guadagna in termini economici, e questo lavoratore è possibile che non gli diamo manco un euro?
E perché per lui non facciamo la cultura premiale? Ecco, ovviamente non a livello, diciamo, a livello dell'Ottocento, dove c'era il padrone che non esiste più, hai mai fatto sta cosa? Ebbene, ti do, domenica stai a casa, vai. No, ecco, non siamo a questo livello. La cultura premiale, come prima abbiamo detto, se la regione, lo Stato deve mettere in piedi un sistema, mettiamo in piedi un sistema. Cioè, va fatto il sistema, però la cultura premiale per i lavoratori che sono i soggetti, è un modo per partecipare alla sicurezza della propria azienda, dando indicazioni, dando suggerimenti, che molte volte provocano anche, anzi provocano, lo dicevi tu, un beneficio economico, proprio di profitto economico. E per cui, secondo me, questa è anche cultura premiale verso i lavoratori. Una breve citazione per chiudere queste cose che ho detto, che poi io vi lascio anche un intervento scritto. Poi su questo, come dicevo all'inizio, abbiamo dato una mano a fare la legge nazionale, se possiamo dare una mano al CAE lo facciamo più che volentieri. C'è stato un grande personaggio in Italia, che lo conoscono ovviamente quelli che sono del settore, il professor Devoto, che è quello che ha fondato la clinica del lavoro, per cui parlo di un medico del lavoro e per cui chi conosce questa materia sa chi è. Questa esperienza della clinica del lavoro di Milano, fatta negli anni 30, e poi in Italia tutte le esperienze della medicina del lavoro. Vi dirò, io non ho fatto le diapositive, se no facevo il professore, siccome insegno, poi mi veniva voglia di fare la lezione, invece ho voluto fare un intervento, diciamo, più da presidente dell'AIFO, se non da professore universitario. In Italia la medicina del lavoro è partita nel 1700 con Ramazzini, siamo stati i primi. I metodi fatti dal professor Devoto si sono stati copiati dal resto dell'Europa, non adesso, negli anni 30 e negli anni 40. Noi di tutta sta roba ce ne siamo dimenticati. Basta, è così, così, ce ne siamo dimenticati. Un patrimonio che ci ha copiato il resto del mondo. E noi basta, adesso non ne parliamo più. Forse bisognerebbe ripensarci, La nuova legge ti dà tanti spazi, per riprendere. Bene, il professor Devoto ha fondato la clinica del lavoro, dove venivano ricoverati i lavoratori. E qualcuno, quando l'ha fatta, gli ha detto, ma scusi, ma questo è l'ospedale dei lavoratori. E per cui è la clinica dei lavoratori, specializzata, non è la clinica del lavoro. Lui diceva, no, guardate che il malato non sono i lavoratori, il malato è il lavoro, noi dobbiamo curare il lavoro. E allora, parafrasando, noi che ci occupiamo di formazione, il nostro problema sono i formatori. Allora bisogna avere dei buoni formatori, perché non basta avere la legge che dice fai la formazione, fai l'aggiornamento, fai questo, fai quest'altro, perché se no anche qui, se non abbiamo dei buoni formatori, e noi corriamo il rischio che facciamo, anzi, una cattiva formazione anche spendendo le risorse in un modo inutile, in un modo burocratico, l'adempimento cartaceo. La formazione deve iniziare ad essere effettiva, cioè la devo fare per davvero, e per cui la formazione fatta per davvero, il nuovo decreto, dicevi tu, leggetelo bene, molto sui luoghi di lavoro, coniugare informazione, formazione e addestramento, facciamo le cose sul posto, questo per cui il malato è la formazione, e allora la formazione che è malata, curiamola con dei buoni formatori. Grazie.